Nostro Salim, ragazzi, ha pensato bene di esplorare altre aree comunque dell'isola e da comune accordo con Kami, sono venuti qui. Punto dove c'è la spiaggia, possono giocare a scacchi. Fortunatamente ci sono i bagni, si può mangiare, possono farsi una bella nuotata. Insomma, ci sono diverse attività. Qui che possiamo fare? Naviga attorno, sdraiati sdraiati. Ok. No, 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 no. per ora non navighiamo, non facciamo niente. Apprezziamo la natura, ragazzi. Voglio dire, Oh, benissimo. Via, e lui dice: Che ne pensi, tesoro? Vogliamo immergerci in queste acque cristalline? Sì, ma dovreste anche cambiarvi se vi immergete. Io non ci ho so minimamente pensato. Quindi, ole un altro cambio outfit, ragazzi. Non detestatemi, ma sì, un altro cambio outfit. Via, Ok, vai, Salima, anche tu. Ole, via. E lei dice, ehm, è un'attività sicura secondo te, tesoro? E lui, ma certo, cara mia, insomma, qui nei dintorni ci sono... Sicuramente c'è chi ci aiuterebbe qualora ci trovassimo in difficoltà. Tu dici, io non lo so, tesoro mio, sinceramente non saprei, però questa foto è troppo carina, quindi via oh, e eh, ci sta ragazzi che trascorrano un po' di tempo insieme, Dopotutto, questa è la loro luna di miele, eh, tendono magari a dimenticarselo a volte, ma sì, uh, i delfini, i delfini, che belli, oh, guardate Salim come va, anche Kami, vai Kami, com'è la situazione? Salim, caro, già finito? Va bene, allora tu prova a... Chiama da te il delfino, vai, 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 vai! Chiama il delfino, chiama il delfino! Lui ormai, ragazzi, sta facendo veramente amicizia con i delfini, ok? Parla con delfino, accarezza delfino, nutri delfino, insomma, il nostro cerca appunto di fare amicizia. E lui guarda, tesoro! Si è avvicinato un delfino, guarda il delfino! Cami! Oh, ma che meraviglia! Ecco già meno male, qualcosa che soddisfi anche Kami da questo punto di vista, perché ragazzi, Kami è decisamente esigente, una bella rompi, non vi dico che. Ok, oh, bellissima anche questa foto ricordo, si sì, vabbè a parte ora queste cose. Perfetto. Kami, hai visto che bello questo del vino? È meraviglioso. Oh, che bello, posso accarezzarlo anch'io? No, tesoro, te lo devi chiamare il delfino, non è che arrivi e accarezzi i delfini degli altri, no? Ho capito, scusami, eh. Provaci. Ah, no. I delfini non vogliono saperne di te. E lui sta chiacchierando con il delfino. Che stai facendo, Salim? Parla con il delfino. Okay. Eh, meritate delle acque veramente pulite. Mi darò da fare finché sarò qui per darvi una mano. Vero tesoro? Eh, ma certo, caro. Questo parla col delfino, Santo Cielo, tesoro, dai, non fare così. È, è normalissimo parlare con il delfino, sei tu che non sei sul pezzo, Kami. Oh, fluttua all'indietro, Kami, fluttua. Lasciati coinvolgere e fluttua. Accarezzalo di nuovo, accarezzalo, accarezzalo. È troppo adorabile, oh, guardatelo ragazzi, è troppo tenero. Come si fa a non adorarlo? Spruzza dispettosamente, no? Prova a nutrirlo un'altra volta. Allora, carezzi. Poi richiede un giochino. Proviamo a fare balla, dai, proviamo. Mentre Kami è qui, ah, è questa la vita. Il relax è questo, eh? Sì, Kami, è proprio questa la vita. Oh, la signora, scusi, ma mi si mette nell'inquadratura? Signora, lei è da prima che sta facendo la stalker a Salim. Se ne vada. Santo cielo, la fama, ragazzi, è terribile. Ok. Oh, che bello e bravo che è. Oh, devi darglielo un premiuccio adesso. Devi darglielo un premiuccio. È stato troppo bravo. Dai. Signora, se ne vada. Se non ci pensa Kami a cacciarla, glielo dico. Un 4 4-8, proprio, eh. Non ci pensa neanche un istante. Oh. Chiama da te il delfino, chiama... vai vai Kami. E lei dice ci provo anch'io, delfino. Sì, certo, tesoro. È proprio così che funziona. Parla con delfino. Oh, ma che meraviglia, ragazzi. Tutte e due con il delfino. Devo fare una foto. Però, signora, si toglie dall'inquadratura. Lei mi fa la cortesia un attimino. Oh, che carini, sono adorabili. Sono veramente adorabili. Ok, bellissimi. Kami, ora bene che ti emozioni, ma niente bug, però eh. Parla con delfino anche tu. Visto che criticavi tanto Salim ora stai parlando anche tu con il delfino. Oh, chiacchiera, fatti stare una chiacchierata, Kami. L'unica che, che lo capisce è il delfino. Ok, richiedi un giochino, dai, facciamo. No, basta, basta. Abbiamo rotto troppo le scatole, va bene. Basta, effettivamente. Oh, allora, visto che vuoi dare un baciozzo, Kami. Facciamo spruzza perché Kami sicuramente lo spruzzerebbe. Scusi, ma lei se ne va però. No, deve restare qua, eh. Ecco qua. Allora è stato non è stato divertente? No, Caro mi bagni i capelli. Eh Kami però. Kami s'era presa sul serio Kami, ma quanto scocci. Guardate invece la stalker là dietro che proprio cioè non sta lì, bacio in acqua davanti a lei proprio per fargliela apposta guardi. Oh, forza, un bel baciozzo. Visto che Kami insomma vuole eh? e Salim deve trovare il coraggio di affrontare l'argomento. Salim. Ah, non trovi che questa vacanza sia meravigliosa? E lei sì. Non so come sarà la mia vita quando dovremo condividere il cassettone a casa invece che in un posto meraviglioso come questo. Eh, lo so Kami che devi fare. Guardate la stalker, ma io dico, ma si fa gli affari suoi. Santo cielo, ma signora, io non lo so. Ma non si può avere un attimo di privacy qua, oh. Oh, Santa Peppa, ragazzi miei, io non lo so, veramente. Oh, perfetto. Dai, che ancora fa caldo. Dai, andiamo un po' ad esplorare le spiagge, vediamo se possiamo. Volevo farle fare, lo so, ma. Um, Controlla la trappola. No. Volevo farle fare una scultura con la sabbia, ragazzi. Eh, lo so, lo so. Allora, è Kami ovviamente che prende l'iniziativa qua perché... Allora, vai, costruisci una scultura di sabbia con Salim. E lei, forza, dai, usciamo dall'acqua. E lui, ma è così bello stare ancora un po' a mollo. La temperatura è ancora gradevole. E lei lo sa, so, ma andiamo a fare una scultura di sabbia. E lui, eh, va bene, andiamo a fare una scultura di... Sabbia. Kami. Kami, ma non dai un passaggio a tuo marito. Santo cielo! Salim, mi dispiace tanto, ma... Eh... <ride> T'ha ha abbandonato qua, tua moglie! Ma io non lo so! Ma veramente, fai, Kami, Vai qui, Salim! Non ho parole, Salim! Sta donna... Salim, dove vai? Salim! Salim, non è lì che dovevi andare, caro, eh? Proprio da tutt'altra parte! Ah, tu fai il giro, no? Attento alla stalker! Attento alla stalker! Santo cielo ragazzi, riprendi a costruire la scultura di sabbia. Kami non se ne è nemmeno accorta che Salim non è arrivato, lei è qua, guardate come si diverte. Oh, lei è giocosa, e eh beh certo, evviva. Evviva la nostra infantilissima Kami, vai Kami. Oh, sì, una vera sirenetta, vai Kami, così ti voglio. Salim, ce l'hai fatta? Eh, perché tra poco qua costruiamo un'arnia e tu ancora non sei arrivato. Vai, vai! Proprio Howards, visto la forma. Ok, perfetto! Scusi, puoi evitare di... Mm -mm. Ha capito, davanti a Salim. Eh. Anche G lontano da lui. Che ne pensi, tesoro? Ma... Però dovreste guardare la scultura, entrambi. Kami, che hai? Ma un colpo apopletico al collo, Kami, che è successo? Beh effettivamente sì, beh non trovi che sia strepitosa amore mio? Ma tutte che volete mettere proprio eh. in faccia Salim, vi prego smettetela Oh, santo cielo, io non lo so Chiede a qualcuno di fare coppia fissa, ma veramente sei sposato? Non saprei proprio come dirtelo Oh, bacia qualcuno, dai, Kami oggi è di buon umore tutto sommato, quindi bacialo dai eh o non è una scultura? Ma come calpesta insensibilmente la scultura di sabbia? Ma l'avete fatta voi! Ma no, che non la calpestiamo! Dai! Ora a parte gli Stalker qui, ma va bene. Ok, allora vogliamo o no, andare in giro a cercare di ripulire un po' queste spiagge, amore mio. Certo, Kami, non pensa ad altro. Sai, prima che magari possa piovere. Ma Salim non è prevista pioggia. Non saprei. Rispondi alla posta, Kami. Proprio ora, dai Cami, ti prego, dopo, lo fai, lo fai più tardi Cami, dai. E lei, va bene, dai, Dopotutto hanno fatto la scultura, hanno parlato con il delfino, qua, vediamo se c'è qualcosa da dover ripulire. O anche poter setacciare la sabbia, anche questo, no? Però, vediamo se ci sono proprio rifiuti, chi è costui? Alessio Rinaldi, va bene, non ci interessa. Se ci sono proprio rifiuti a vista, ecco, questo intendevo. Non mi sembra. Mm, che bel posticino qui, ragazzi. Bello, bello, bello. No, non mi sembra di vedere cose strane, Kami. Quindi, anzi, Salim, visto che interessa a te la questione. Quindi, dai, direi che qui. Schifezze in giro non ce ne sono. Allora lui proporrà bene. Possiamo setacciare la spiaggia. Allora va bene. Setacciamento di spiagge va bene. Uh, setacciamento di spiagge. In cerca di conchiglie? No, eh, lui vuole fare in cerca di rifiuti. E Kami già le vengono i capelli dritti, immagino, perché rifiuti, sei sicuro? Non sarebbe meglio cercare conchiglie, sai, da portare a casa? Da dove hai preso sta rosa, Kami? Non lo so, vabbè. facciamo bene. E lui, ma dai, facciamo un bel gesto. E lei, guardate lei. Oh no, ora devo. Kami, ti prego. Oh, ora devo mettere le mani nei rifiuti. Non ne ho voglia. Cami, ti prego, smettila. Lui e queste sue riviste sull'ecologia. No. Tesoro, vai. Muoviti. Invece di starti sempre a lamentare, muoviti subito. Forza. Oh. Guarda. Io guardo da qua, eh. No, Cami, devi mettere le mani nella sabbia. E va bene, va bene. Ok. Cami, ti prego, dai, su. Oh, vedi? Sento che il mio cuore è già più green. <ride> oh santo cielo eh, Camilla Pesce osseo Capitan Lisk Ma che cacchio hai preso Posa per le fotografie Però poi dice sì, a lei eh Salim Santo cielo Eh Sì eh, Cami tu non dovresti metterti qui a Vabbè lascia stare Cami Fatti un selfie con l'ammiratore dai Così magari se ne vanno Firmano un autografo e che altro c'è? No, lei non è una fan Lei nemmeno Qua scattano foto così Ok, perfetto Lei dice, beh, oh, se lui Lavora, allora anch'io Ecco, risponde alla posta, tesoro Tra l'altro, cosa avevi trovato? Scusami, voglio vederlo Sto coso? Bene Immagino Kami, ragazzi, quando l'avrà tirato fuori dalla sabbia Immaginate, potete immaginarvela Io già proprio la vedo chiara La sua faccia proprio davanti a me e lui tesoro mi assento solo un secondo per... Sai, la toilette chiama, vai, usa il bagno, va. Tu, Kami, io mi rifiuto di andare in un bagno pubblico. Costruisci con le costruzioni, slego, Kami. No, non è il momento adesso. Posa per le fotografie, Kami, anche tu. Va bene, ragazzi. Eh, figuriamoci se non coglieva la palla al balzo, Kami. Ok, dai, firma un autografo, Kami. Santo cielo, lei ne approfitta sempre. Vai anche da lei su, firma un autografo. Vuoi un autografo? E lui la ringrazio, veramente sono così affamata. Eh, Kami, dai, tra poco. Davvero? Posso avere un autografo? Ma certo, tenga. Le celebrità, dopo tutto, devono prestarsi a queste cose. Eh, certo, tesoro, ti dispiace proprio tanto, si vede. Oh, Kami, vai. Dondola. Poi, ti, poi chiederai a Salim di farti spingere sull'altalena perché conoscendo il soggetto, ragazzi. Ok, dunque, Salim, prima insomma, che la situazione degeneri, visto che sono già le 22, perché non grigli qualcosa? Possiamo fare degli hamburger. Immagino che poi si accasano proprio tutti qua, ragazzi. Perché se lui cucina qualcosa, Kami, come va? Ti stai divertendo? E lei, Tesoro, vieni a spingermi. E lui, ma è tardi, amore? Non sarebbe meglio. Cucinare qualcosa? Ah, sì, sì, effettivamente ho fame. Ok, va bene, Kami. Accontentare ah, sta donna, ragazzi, può essere assai complicato. Vai, vai, vai. Salim, bello di casa. Sì, è meraviglioso, però ti prego, vai. Oh, prima che a qualcuno venga un coccolone, tu cucina. Quella non è meravigliosa, cucina anche. Tesoro, è un. cioè, deve mangiare, deve nutrirsi, non è che. Ah, santo cielo, ragazzi. Kami, fai venire il mal di mare a tutti noi con questo movimento. Ok, basta, su. Vieni qui, vieni qui. Perché lei comunque alla fine, ragazzi, è gelosa di Salim, eh. Non lo lascia, eh? qua vede, vede tutte donne. Kami, torna, torna in te, Kami. Oh, inizia a far freddino, eh. Quindi, ennesimo cambio d'abiti, perché ci vuole. Magari qualcosa di un tantino meno... Niente, proprio vabbè, questo. Almeno ci risparmiamo il cappello. E del resto, Kami si è portata dietro tutte cose per un look... Oh, scusa, scusa. Per un look abbastanza, appunto, metropolitano, diciamo. Salim, caro, tu potresti indossare questo, dai. Oh, perfetto. Allora, amore, guarda qua. Ho preparato da mangiare lei. Ah, meno male. Prendi una porzione insieme, dai. Prendi una porzione e sedetevi. Mi raccomando, seduti. Tutti e due, Cami, dove ciurlo te ne vai, Cami! Non ti devi accomodare! Cami! Ma dove cappero ti siedi, Cami, sediti qui. Santo cielo, Camilla. Io non lo so. Ok, ed è a questo punto che il nostro cercherà di fare una conversazione. Cami, però ti prego, mamma mia. Lascialo stare, questo tizio! Siediti qua! Oh, ragazzi, non si può. Prendi una porzione e eh, niente, non ce la fa, raga. E siediti Camilla. Santo cielo. Oh, raga. Ora la picchio, vi giuro. Non ce la faccio. Rimanete seduti qua. Ve lo chiedo per favore, Salim. Mettiti seduto immediatamente. Oh. E parla con lei. Vi prego, immobili proprio, vattene via. Mo vi giuro vi caccio via tutti. Basta. Ciao. Basta, avete scocciato, ma guardate che è una cosa incredibile. Non riescono nemmeno a mangiare in Santa Pace, anche lei. Sono che è qui, è anziana, a una certa età. La smetta, Santo cielo, un minimo di dignità. Oh, allora dicevo, dunque, metti la fede a Camilla. No, Salim, in teoria è già stata messa la fede. Oh, amichevole, ok. Mm. Diciamo che a questo punto. Il nostro condividerà delle idee. Sai, tesoro, la prenderà un po' così alla larga. Ho avuto un'idea. Noi, secondo me, lei cioè, noi non dovremmo, insomma, perdere tempo a prendere mosche. No, infatti. Direi che abbiamo, ci siamo goduti proprio a pieno questa giornata, no? Non abbiamo perso tempo e lui sì, ma io intendevo non solo oggi nella vita, sai, nella quotidianità. Beh, in che senso, vedi, tesoro? No, via. Via, 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 andatevene Ve lo chiedo per favore, via Vedi, è un argomento che... Oh, wow, santo cielo, e vattene Vedi, possiamo aver avuto giorni di pioggia E probabilmente... Eh, ne avremo molti altri Come ogni coppia del resto Però... Sono convinto che... Dopo anni e anni che stiamo insieme Siamo pronti a un passo più importante Non credi anche tu, tesoro? E qua... Se baggano, Kami, vi prego, sedetevi insieme. Oh, santo cielo, raga, non si finisce mai. E lei cioè? È un discorso importante? Mi siedo qui vicino? Sì, tesoro, è un discorso importante. Perché adesso il nostro farà una conversazione profonda con Kami e appunto parlerà del fatto che, secondo lui, sono pronti per mettere su famiglia. Ragazzi, questo è il discorso. Allora vediamo un pochettino, se tra l'altro c'è... Voglio vedere una cosa? No, non c'è. Ok, va bene, lascio, va bene comunque. Insomma, siamo una coppia di mondo, entrambi famosi, eh, lavoratori, sempre molto impegnati, per carità. Ma non pensi anche tu che sarebbe arrivato il momento di allargare la famiglia? Allargare la famiglia? Sì, cioè... Avere. Prendere un gatto? Perché vorrei tanto prendere un gatto? Eh, lui, no, io pensavo. Eh, avere dei figli, Kami. Sai, in quel senso. Due, mh, dei due piccoli noi che vanno in giro per il mondo, due figli. Ma sì, minimo, sai. Minimo, Salim. Eh, beh, sì, le famiglie numerose sono così belle. Sai che. Insomma, ho sempre amato questa idea. <ride> devo andare un attimo in bagno. Ma tesoro, avevi detto che non saresti mai andata in un bagno pubblico. Ora mi scappa Salim. Devo andarci. Va bene. Va bene, ti aspetto. <ride> Del resto, non si può discutere di queste cose così. Non è mica un gioco. Va bene, Cami Vai in bagno. Salim, caro mio. Salim, vieni qui, ragazzi. Ma no, non guardare, Vai solo. Vai solo lì. Lo sguardo verso l'orizzonte e pensa non sarà facile avere a che fare... Eh dai Salim però che due scatole... Uh, no, non guardare, scusa, devi solo andare qua. Vai qua. Oh, la fama ragazzi, vi giuro, la detesto. È una cosa proprio terribile. Scusami Salim, c'è stato un errore tecnico. Non era... Non, no, non, non ti preoccupare, va tutto bene. Vai lì. Lui qui che guarda il cielo, il panorama di... Eh, sì, nell'acqua, vabbè. Il panorama di Sulani e pensa: ah, Sarà stato troppo per lei! Eppure. Ora non è un giorno che stiamo insieme. Me lo immagino, ragazzi, camminare avanti e indietro qui lungo la spiaggia. Perché lui si sente ispirato. Insomma, cioè lui sente che è la cosa giusta da fare. Ma perché Camilla non la deve pensare come lui? E vai, Camio! È la tua occasione. Perché adesso la nostra verrà qui in modo malizioso. Uh, dai false cattive notizie, che in realtà però ragazzi sono vere, cioè, ovvero quello che lei pensa della genitorialità. Vai, Kami. Sputa il rospo, dilla tutta. Uh, so che questa notizia potrebbe essere sconvolgente per te, ma sono anche sicura che, insomma, non è mica la morte, no? Non è che arriva il tristo con la falce. E lui, che cosa vuoi dirmi, Kami? Vedi, oh, il bello. fatto è che io... <ride> Non solo non voglio avere figli adesso, ma non so nemmeno se mai li vorrò. Capisci qual è il mio problema? E lui, ragazzi, che ve lo dica a fare, colpa al cuore praticamente. Ma come, Kami? Cioè, com'è com com possibile? Ti ho sempre visto prenderti cura del piccolo Riccardo? Eri così amorevole? Sì, ma. <ride> non lo so. Io. Voglio pensare alla mia carriera, Salim. Lo sai che viene al primo posto, prima di qualsiasi cosa, e adesso non mi sento minimamente pronta. Mi dispiace, ma no, non voglio avere dei figli. Forse non li vorrò mai, non lo so, ma sono sicura che ora come ora, proprio no. Ragazzi, dire che la nostra, in questo momento, praticamente ha preso il cuore di Salim e l'ha sbriciolato in mille pezzi è un eufemismo, perché... Salim era veramente sicuro che insomma anche lei fosse pronta. Mi dispiace, cioè, per molti, no, il matrimonio, eh, il passo successivo ovviamente è allargare la famiglia, è quasi scontato che possa essere così per alcuni, eh, ma non per tutti. Non è detto che sì, però è un po' incoerente questo pensiero, Kami, ti prego. Um, mi dispiace, Salim, davvero? Io non volevo ferirti. È solo che credevo che anche tu, insomma, ora che sei al top, nella tua... col tuo lavoro... Come ti viene in mente? Lei ci ride sopra. È uno scherzo, vero? Lui no. Non è assolutamente uno scherzo. Eh, lei cerca di riparare col flirt, ragazzi, ovvio, lei è fatta così. Kami, sì, è vero. Il lavoro mi porta via parecchio tempo ed è importante anche per me, ma questo non significa che non possiamo... Pensare neanche lontanamente di allargare la famiglia, questo no. Il lavoro è importante, ma non viene prima del nostro futuro. Oh, dai, ti prego, Salim. Ne riparliamo più avanti, va bene? Dopotutto ci siamo appena sposati, perché non goderci un po' la vita? Come marito e moglie, non credi anche tu che sia la soluzione migliore? Va bene, ma per quanto tempo dovremmo aspettare? Fa lui, tutto un po' moggio moggio, triste triste. Insomma... È proprio da pollice in giù la, cosa, la risposta che mi hai dato. E lei a non pensarci adesso, ma ok, amore mio? E manda baci. Certo, Kami, tu mandi baci perché come al solito tuo è eh, Salim, però pure tu, bello di casa, non dovresti continuare a cascarci. Insomma, non stai insieme a lei da un giorno. Ecco, vuole fare uno scherzo telefonico, raga, ma vi pare normale? Vabbè. E i nostri restano qui a flirtare e mentre i nostri restano qui a flirtare direi che invece noi possiamo fermarci qua. Per Salim momento. ha comunicato a Camilla che vuole avere dei figli, eh, ma Camilla non è dello stesso avviso, non, non si sa ragazzi, lei dice di non voler proprio avere figli, ma subito dopo dice che non lo sa, magari più avanti. L'unica certezza che ha è che lei al momento vuole concentrarsi esclusivamente sulla carriera, non vuole altro. E Salim ragazzi, insomma, ci è rimasto veramente molto molto male perché insomma, lei è una comunque svolge una carriera che può anche come avete potuto constatare voi stessi, no? Eh, come dire, svolgere da casa, comunque, ecco, perdonate, può, ecco, sì, una carriera che può svolgere da casa, fa una carriera, ragazzi, tale da poter stare a casa, quindi lui anche sotto certi aspetti, perché insomma, Uh, non è che deve andare in continuazione in ufficio o d'altro e pensava che fosse arrivato il loro momento. E invece, ragazzi, no, chissà se, insomma, per quanto tempo Salim sarà paziente sotto questo punto di vista. Kami cambierà idea, Salim si scoccerà prima di questa cosa. Effettivamente, c'è anche da dire che questo è un aspetto uh, insomma di una, della vita di coppia che andrebbe discusso prima di sposarsi. Strano che non l'abbiano fatto, non credete? Chissà, forse Kami ha cambiato idea con il tempo? Non ci è dato saperlo per ora. Fatto sta che la situazione è questa. Fatemi sapere voi nei commenti cosa accadrà secondo voi. E noi ci fermiamo qua. Se questo episodio vi è piaciuto, come sempre ovviamente vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del mio canale, le mie playlist, i link ai canali dei miei amici youtubers e come sempre vi invito ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video ma soprattutto commentare. Quindi mi raccomando ragazzi, sostenete sempre i vostri youtubers preferiti perché ne vale veramente la pena. Che altro dire? Io vi auguro una buona giornata o una buona serata a secondo del momento in cui guarderete questo episodio, spero davvero di cuore che vi sia piaciuto, ci vediamo nel prossimo sul, sul Simmers e non